Stefano Della Villa, direttore dell'Isokinetic e ideatore dell'Isokinetic. 30 anni fa, Stefano, sei partito dal centro Salus in via Safi e poi una crescita costante che ti porterà nel 2017 a festeggiare a Barcellona. A festeggiare i 30 anni, bisogna che diciamo anche l'età, l'Isokinetic ha 30 anni, quindi sì, festeggeremo al Camp Nou i nostri 30 anni e sarà in occasione di un congresso scientifico. Direi che perfettamente coerente con quello che c'è scritto nel nostro logo, che è Sport, Scienze e Salus, quindi noi effettivamente vogliamo fare questo nel mondo, portare salute agli sportivi attraverso la scienza, e farlo al Camp Nou insieme agli amici del Barcellona Calcio è un'esperienza unica, il modo migliore per festeggiare i nostri 30 anni. Sei stato il primo a portare in Italia le macchine isocinetiche, nessuno ancora credeva nella riabilitazione fatta attraverso questa metodologia. Quanto è cambiato in questi 30 anni la rieducazione e soprattutto la prevenzione degli infortuni? È cambiata molto, è cambiata moltissimo, perché allora si seguiva un approccio molto segmentario, si guardava un segmento del corpo e si riducava quel segmento del corpo. Poi via si è compreso che la situazione è un po' più complessa, un po' più dinamica, che ci sono dei segmenti che lavorano in maniera coordinata l'uno rispetto all'altro, per arrivare poi alla fine a comprendere che ciò che controlla tutto, come forse poteva capire sin dall'inizio, è il cervello. Quindi adesso si parla molto più di una rieducazione che parte dalla comprensione degli schemi motori migliori per prevenire gli infortuni e per evitare di intercorrere in reinfortuni, soprattutto perché si fa male. Allora, innanzitutto benvenuti. Io sono qui con mio amico Jordi, che viene da Barcellona, rappresenta il Barcellona Calcio, lui è nel consiglio di amministrazione del Barcellona. Oltre a questo è il medico che si occupa di un nuovo dipartimento del Barcellona che si chiama FCB Universitas, e è un dipartimento di sport science veramente proiettato al futuro. Faranno delle cose bellissime e ce le racconterà. Veramente io volevo dire perché siamo qui oggi, ma credo che oggi chiunque si occupa di calcio a livello istituzionale deve rivolgere un pensiero ai ragazzi brasiliani che sono tutti in aereo, perché è veramente una cosa che ci ha colpito tutti. Noi ricordiamo gli italiani la tragedia di Superga, che è storica, io non ero certamente nato, però sono cose che rimangono molto impresse. Questa squadra è stata decimata e questi ragazzi se ne sono andati, quindi noi siamo vicino a loro e alle loro famiglie. Per quanto riguarda oggi, vi parlerò di quello che stiamo per fare insieme a Barcellona, e per noi sarà una cosa estremamente speciale perché accadrà quando noi compiamo 30 anni. L'anno prossimo, nel 2017, avremo 30 anni. È nato il 1987, io e il dottor Nani abbiamo fondato l'Isokinetic allora, tanti anni sono passati e oggi siamo vicini a un compleanno importante che festeggeremo proprio a Barcellona. Cosa abbiamo fatto in questi 30 anni, molto brevemente? Abbiamo curato certamente tanti pazienti provenienti da tutta Italia e da tante società europee, ma soprattutto, cosa di cui abbiamo orgogliosi, abbiamo fatto 30 anni di studi e ricerche. E abbiamo cercato di rendere omaggio alle tre parole salute, scienza e sport che contraddistinguono il nostro logo. In poche parole significa portare salute agli sportivi attraverso la scienza. Questo è quello che abbiamo cercato di fare. Perché abbiamo cercato di contribuire al dibattito mondiale sulla crescita della modalità di portare salute attraverso lo sport e per lo sport. Ed è una cosa di cui andiamo molto orgogliosi, forse una cosa che a Bologna non si sa neanche la dimensione che esiste a livello internazionale. Invece è una cosa che ci ha sempre contraddistinto e della quale siamo tutti molto orgogliosi. Abbiamo fatto 30 anni di congressi, gli ultimi tre a Londra, uno di questi all'interno del Wembley Stadium, per cui abbiamo già fatto dei congressi nel primo stadio, è un'esperienza che abbiamo già vissuto in passato. E l'anno prossimo il congresso sarà a Barcellona. Sarà a Barcellona, che è una città bellissima, una città che tutti conoscete, per cui ha un suo fascino. E questa è una cantina del congresso che avete visto tante volte. E segnalo semplicemente tre partner. Quindi oltre a noi abbiamo la FIFA, il centro di ricerca FIFA, che naturalmente è l'ente coordinatore a livello internazionale, e la FCB Universitas, di cui ci parlerà Jordi a seguire. Noi lavoriamo insieme a Barcellona soprattutto per questo. Questa è una cosa straordinaria del Barcellona. Tu entri e ti trovi un gigantesco schermo, tipo questo, con scritto We Believe in Dream. Loro credono nei sogni e noi crediamo nei sogni. Loro sono un sogno. Quando uno frequenta il Barcellona si rende conto cosa vuol dire Mass Quem Club. Mass Quem Club. Perché sono veramente una prova. Hanno un modo di pensare, di sognare, di immaginare il futuro che li ha portato ad essere quello che sono oggi.
loro sono oggi quello che hanno sognato di essere 15 anni fa. Volevano diventare il numero uno e sono lì, a giocarsela sempre, primo, secondo, terzo, sono sempre lassù. È della loro indole. Qualsiasi cosa fanno, la fanno. O per giocare per vincere o massimo arrivano lì. Sempre, è dentro di loro. In che sogno? Qual è il sogno che condividiamo con loro? Il sogno è questo. Il futuro della sports medicine. Quindi entrare dentro al futuro, proiettarci in un futuro. Quando si parla di futuro non si parla di domani, si parla di un futuro di medio e lungo termine. E qual è la cosa che ci interessa di più e che vi interessa di più a voi? Questo. Migliorare la prevenzione e cura degli infortuni. Questo è un titolo del Corriere dello Sport di pochi giorni fa. Allarmi in Serie A si rompono tutti. Lo scrivete voi. Oggi Massimo Vitali, purtroppo vedo che non c'è, Massimo Vitali ha scritto un articolo sul Carlino che si titola Bologna FC, troppi infortuni, non so se l'avete letto. Quindi stiamo parlando di una cosa che è estremamente attuale, ma allo stesso tempo dobbiamo proiettarlo un attimo al futuro. E questa faccenda degli infortuni è una cosa che deve essere approcciata secondo noi in un modo diverso. Serve una nuova strategia d'attacco. E questo è un punto interessante, perché quando si parla di nuova strategia d'attacco vuol dire che quello che abbiamo fatto fino ad oggi non è sufficiente. E quindi dobbiamo pensare di lavorare per il futuro. Non dobbiamo pensare che quello che faremo adesso correrà il giocatore la prossima partita, ma quello che faremo adesso correrà le prossime generazioni, correrà il giocatore tra 5 anni e 10 anni. Questo è il prezzo della scienza. Il prezzo della scienza è che passa attraverso degli step obbligatori. E questo è quello che vogliamo fare insieme. E per farlo abbiamo deciso di organizzare innanzitutto un congresso e adesso un breve trailer del congresso. Fabulous City, the best prepared team, presenting the world's biggest event in its field at Camp Nou. The future of football medicine. Barcelona, May 2017. Quindi, come è chiaro, il congresso sarà al Camp Nou. Il Barcellona ci ha chiesto, e noi abbiamo volentieri accettato, di fare questo congresso con loro, e ci ha offerto, ed è una cosa di cui non finirò mai di ringraziarli, gratuitamente lo stadio per 3 giorni. Per cui per 3 giorni il Camp Nou sarà a nostra disposizione per fare questo congresso. E sarà a disposizione soprattutto, non dei suoi clienti, ma della Football Medicine Community Internazionale. Infatti, il congresso sarà fatto dentro lo stadio, e questo è un rendering per darvi un'idea. Il partecipante sarà seduto nella tribuna VIP dello stadio e seguirà le relazioni, quindi ci saranno i relatori, come se seguisse una partita. Quindi noi abbiamo già organizzato congressi in altri stadi, come Wembley, ma erano in aula dedicata allo stadio, non erano mai dentro lo stadio. Questo sarà un congresso effettuato dentro lo stadio, quindi una cosa veramente unica. Ci aspettiamo di avere oltre 2.000 partecipanti, per cui una grandissima partecipazione, in linea comunque con quello che abbiamo sempre ottenuto a Londra, per cui in realtà, poiché noi dobbiamo vincere, come dicono sempre loro, vorremmo che fosse almeno un in più di quelli che abbiamo avuto nel record, il record era appunto con 2.100, per cui speriamo che sia 2.100 qualcosa. Verranno da 80 paesi diversi, già oggi abbiamo le iscrizioni ed è incredibile vedere dove arrivano. Arrivano dallo Sri Lanka le iscrizioni, oltre ai paesi tradizionali. Dal Brunei, che ho dovuto guardare dove era Brunei perché non lo sapevo, non si sa dove è Brunei. Sri Lanka, Burundi, immaginate dei paesi strani, gioca una carta Maldive. Potete immaginare le Maldive? C'è una federazione di calcio maldiviana. Quindi, e poi effettivamente il calcio è un fenomeno internazionale, dobbiamo capire che non ha dimensioni locali. Ci saranno 203 top players, quindi 203 relatori internazionali di altissimo profilo, i migliori che si sono in giro per il mondo, e quindi non sarà un corso nel quale il Barcellona con i giovinetti insegneranno, ma è una specie di contenitore in cui tutti porteranno la loro esperienza a tutto il mondo.
che in sintesi sarà il più grande evento della storia della football dance. Questo è quello che vogliamo fare, in perfetto spirito del Barcellona: o vinci o non giochi neanche, o provi a vincere. Cosa faremo in questo congresso? Soprattutto presenteremo le innovazioni e le nuove tecnologie, quindi daremo dei contenuti che sono poi quelli che interessano a voi. Poiché si fanno sempre male, come faremo a farsi rifacciano meno male? Beh, intanto cominciamo a parlare, cominciamo a scambiarci esperienze e poi ci proietteremo in un futuro. E adesso vi do alcune anticipazioni. Ci saranno gli staff di tutte le società di Champions League e tutte le società più importanti del mondo, ma soprattutto si partirà da qua, ricerche su programmi di prevenzione. Perché il futuro sono questi, sono i ragazzini. Quando si parla di prevenzione, è molto difficile dire a un atleta fatto di fare prevenzione, perché non ne ha voglia, perché è difficile, perché è noioso. Ma se tu gli insegni sin da bambino nei settori giovanili, probabilmente riuscirà a tenere dei risultati fra un po' di anni. E questi sono gli obiettivi che noi ci poniamo con questo congresso che parla del futuro. È qualcosa che servirà negli anni a venire. Faremo naturalmente grande lezione di studi biomeccanici, qui siamo all'interno del nostro laboratorio di biomeccanica, qui vedete un test, ne avete già sentito parlare tante volte, dove si analizza un movimento per capire se quel movimento potenzialmente può portare un infortunio. Noi abbiamo delle strategie di movimento diverse l'una dall'altra, alcune di esse sono statisticamente più correlate ai infortuni. Questa è un'evidenza scientifica che c'è da anni in letteratura. Una volta che lo sai, cosa fai? Lavori sulle neuroscienze, per cui provi a cercare di insegnare al paziente come fa a utilizzare il suo cervello per rielaborare un nuovo schema motorio. Il cervello è plastico, c'è una neuroplasticità. Capiamo come ci muoviamo male, ce lo insegnano e impariamo a muoverci bene. È un fenomeno complesso da studiare attentamente, ma è la direzione in cui stiamo andando. Poi c'è il grande discorso delle cellule staminali, di cui tutti voi avete sentito parlare, perché le cellule staminali sono una cosa che va spesso sui giornali. Le cellule staminali stanno letteralmente cambiando il modo di approcciare la patologia, sia conservativa sia all'interno di interventi chirurgici. E per quanto riguarda gli interventi chirurgici, l'ingegneria tissutale cambierà tutto. Fino ad oggi ancora si pensa alla protesi, cioè sostituisco una cosa che si è rotta con una cosa metallica, con uno strumento terzo. Adesso si comincia a pensare di fare, attraverso le nanotecnologie, degli scaffold, dei tralicci che si mettono all'interno delle articolazioni colpite, pensiamo ad esempio della cartilagine, su cui le nostre cellule vanno a impiantarsi. Perché per questi scaffold, queste strutture, fatte attraverso le nanotecnologie, sono intelligenti, per cui inducono le cellule a fare determinate cose. È veramente un mondo nuovo quello che ci apprestiamo a vivere, un mondo molto bello in cui purtroppo i risultati non si vedono subito. Questo è il prezzo che dobbiamo pagare per vivere fra un po' di anni. Uguale nelle tecniche diagnostiche che continuano ad essere sempre più innovative, la Toshiba è un grande partner del congresso, è lo sponsor principale e la Toshiba presenterà degli apparecchi di risonanza portatili che si possono addirittura mettere in campo, per cui cercare di portare innovazione, cose tecnologicamente all'avanguardia. E soprattutto, perché questo ci parlerà molto Jordi, tutti i sistemi GPS, quindi il modo di controllare, di tracciare quello che è l'evoluzione nello spazio e nel tempo del giocatore e poterlo seguire sia in fase di allenamento, sia in fase di partita, sia nel nostro campo, nella fase di recupero funzionale quando deve recuperare. Quindi questa è la verità, che al Camp Nou parleremo di futuro, e questa foto è molto bella, perché il futuro è questo, il futuro sono le future generazioni. Noi parleremo delle future generazioni, quello che si farà nel futuro, nei prossimi 20 anni. Tant'è vero che il loro progetto è un progetto a lunga scadenza, non è un progetto a breve scadenza. E questa è bellissima, perché io credo veramente che se tu vuoi fare queste cose, se tu hai il sogno di portare questa cosa nel mondo, hai 30 anni di forza e di esperienza che ti permettono di farlo, bisogna trovare dei partner all'altezza. E la vision, la visione del Barcellona è veramente incredibile, soprattutto quella della università che hai in mente Jordi Monés. E quindi io adesso cederei la parola a lui, e anche se questa è una conferenza stampa e normalmente non si fa, lo accoglierei con un applauso perché siamo bolognesi. It's a big honor and pleasure to be here, and I can tell you, we don't do this every day. We don't go with purpose to Bologna to make a press conference with someone. So it means that for us, this is very important. This is very strategic, and we find that Isokinetic is a great partner. So we are very pleased being here with purpose for this. We're very happy to
to explain what we want to do, and because we match very well. The goals we want, the vision we have, coincides a lot with the vision that Stefan had for 130 years. It's quite amazing. That's vision. That's a lot of vision. So I will explain what is the essence of Barnes University, FCB Barcelona University, Support Innovation Hub, and that's the reason why we are here. So let me introduce myself. I'm Jordi Moniz. I'm a retina specialist. I'm a doctor. I'm an AMD. My daily life, I make my living treating retinal conditions, retinal degeneration. So being a board of directors in Barça, being the commissioner of FC Barcelona University is my hobby. It's not my job. But I'm an AMD. I'm a doctor in life science. And also, as much as I can, I'm a sport person, and I try to quantify all my metrics in everything. So I love sport, I love sciences, I like sport medicine. So that's why I'm so pleased being in this position at Barça. I'm so happy to be here. So I've been in Barça in 3 terms, and I want to explain this because in 2003, the medical department we had, we found, was one doctor, one trainer, and two massage people. That was the traditional medical department of the book club. So from 2003 to 2005, we incorporated a lot of subspecialties in the physical trainers, in the doctors. So we made that, like in medicine, a subspecialty department. In 2010, I asked my boss, let's say my president, I said to Sandra at that time, look, let me add performance to the medical department. So from 2010-2015, we introduced performance, which is so linked to medical science. So we cannot think on performance without medical science. And it's in this last term, 2015, we had, because there was no other choice, we had to add a lot of technology. So we are medical performance and technology, so now we are called, our department's medical department is called now sports science department. And also, there is the FC universities there. These are my two duties at Barça. So, our mission is to create an internationally renowned center for acquisition, generation, dissemination, and exploitation of knowledge of sport-related science. I'll explain a little bit more on these 4 things. The objectives are to maintain the excellence of FCB through knowledge exchange with leading institutions and universities, and we are here with a leading institution. Consolidate Barça as a world leader in the generation and transmission of knowledge, research, and innovation in all matters related to sport, and contribute FCB values through dissemination and transfer that eventually will affect people. So to make a summary, or not to make a summary, to explain it differently, Barça, I would not say it's the best club in the world, because probably some of you will disagree, but let's say it's among the best. Let's say we are among the 5 best. So there is room for your teams. We were among the 5 best. Our fans, our people, are very demanding, and they want us all the time to win. So at least every year, we have to be in a position, at least in a position to win, everything. We may win or we may not, but we need to be top 3 in everything, in basketball, in football, in everything. In buying players, in making money, in making marketing, in making dissemination. We need to be the first to be at the cutting edge. So the only way of being at the cutting edge is by upgrading yourself and by getting the most of the last news, of the last information. So you need to be handling and managing knowledge all the time and technology. So it's not only a vocation, it's a must being at the top of knowledge to keep being among the first. Otherwise, you will get removed from the first positions. So we have vocation to be a hub of technology and knowledge in the world and make with partners. You never do anything alone. In science, in research, you never do anything alone. You always do things by partnership with the best. So going alone, you don't go far. You go fast, but not far. Going with partners, you go very far. So we have 4 pillars. The first thing,
whenever you don't have knowledge, you need to go where the knowledge is. So if there is the best center of stem cells, let's say in Sweden, we need to go there as soon as possible to get the knowledge from them. So first we need to be humble and know that someone else may have knowledge. So we need to go to where the knowledge is. Whenever you don't find the knowledge anywhere, you need to generate your own knowledge with your own resources, with your own players, and with your capabilities. So we do generate a lot of knowledge because we have the best players, the best doctors, so we are in a position to tell something. So we can generate knowledge. Then this knowledge has to be disseminated and to be spread, to be shared, sometimes for free, sometimes for money, it depends. But knowledge has to be spread to others, to other people, with partners, with other people, with other institutions or universities. And then, if possible, you need to make transfers of this knowledge and innovation, which can be converted sometimes to money. And we need to make money from knowledge because we want to keep being able to pay Neymar, Messi, Suarez. We don't want the UK League, the Premier League, to steal them because they offer more money. So we also need to be very competitive in making business as much as possible, also from knowledge. As a contribution. It's not the main thing, but it's also, it plays a role also to keep us ahead of everything. Keeping us ahead means to be competitive also to hire the best players. So I will give you some examples of knowledge acquisition. We have been already for 8 years doing a very reference meeting on muscle and tendon research, and we get all the best experts from all the world once a year, and we make this, we have created this platform for what we are more interested in, which is muscle and tendon, the core of most of our injuries. And many times, whatever we advance for sport players, then it will get into society for regular people. So since 2009, we have become this international network of muscle and tendon. We're improving on prevention, diagnosis, and early return to playing. For us, it's very important that Messi returns in 2 weeks and in 3 weeks. It's crucial. He may miss a final by the difference of 1 week. So it's very important that we return them as soon as possible and to prevent them as soon as possible. Messi has a lot of risk of injury, and he has injured much. So probably these guys are doing something very well done. And that, this year we had beautiful highlights of things that were new, very new, like this injury that was described by Dr. Kasarian. It was a novel MRI finding. It's just a few points. We are revisiting the injury mechanism of rectus femoris, very important in football. We really still don't know what is first. And now with the new technology, we can get into the little detail of this, of the dynamics of this lesion. In 2017, it's going to be talking on new frontiers in regenerative medicine, stem cells are getting. I know in my field, sometimes we will be able to, at some point soon, we will be able to cure blindness with the stem cells. This is already in animal models, in patients. But here we will focus mainly also in a competitive review and discussion of legal regulatory challenges. The science is there, but to make the jump into people, it's a very important regulatory issue because there are a lot of threats, a lot of potential adverse events of stem cells, like cancer production and so on. So there is a lot of work to be done yet to make them safe enough and to convince the authorities to approve all these strategies with the stem cells. We just did the second edition of this technology symposium a month ago. Last year we did the first, it was a start, it was like a seed. Now it's increasing enormously, and this is already at the second edition of success. And the technology is, as we said, a must for anything of what we are doing. And these meetings had two topics, sport business topics, which we analyze how we engage people. For example, Barca is a very local club, tremendous roots, a
different to line single. Mars is very, very global. But on the other hand, probably is the most global because we have like 500 plants. So we need technology to deal with that. So very local, very global. And we need to give every plant what they deserve. So we need technology to get smart, steady, data-driven, mobile-first, a lot of applications. So that's mandatory for the cutting-edge plant. And then the other big area was the sport performance analytics. Everything can be quantified, everything. So, and this is endless, and every year is increasing. So it's getting more complicated and more exciting. So in 2015, we had these kind of partners. There are universities, institutions, football clubs. We had the Roma, for example, a football club, Harvard University, the Cowboys, Paris Saint-Germain, Boston Celtics, and companies. And this year, this is increasing. 2016, we had also the American Olympics Committee, FIFA, NFL. There, besides clubs and companies, we had also these institutions. And this is becoming already a date, safety date in the calendar. We're very happy that and people are happy to come back this year. So this is going very well. So as generation and research, we have been doing a lot of research for many years, especially in medical area. We try to go from basic to clinical. We exploit synergies with other research groups. As we said, we never go alone. We always go in with partners, both international and national. And we clearly have a vocation of transfer knowledge to practical applicability. We don't do research by itself. We want to do research to solution, to make solutions for players and eventually for people. So we have 5 international collaborative projects, 26 national collaborative projects. Within the club, we are doing 14 PhD thesis, doctoral thesis. We want our doctors, our trainers, our coaches to get into this scientific pathway. We're working on a new model of battle tender injury, rats, reproducing humans for lesions. The NFL, NBA was very interesting because that's a lesion that affects them very much. Working on stem cells from muscle of rats, trying to get potentially eventually transferred to humans. And also we are using the highest technology we have from Toshiba, this very high resolution MRI, to further understand the muscle responses, fibers of the muscle. And we have this just beside the cartilage training fields. In our training city, we have all this technology just aside of the basket players, aside of the football players, the kids, the olds, everyone. So they can get into the medical services in nothing. And we can get these MRIs just after getting out of the field. So these are some of the PhD theses that are being conducted. I will not get into detail on them. So another field, for example, team sport research. You know that Mars has a very peculiar way of playing and a peculiar way of training. We need to get fit by playing. We don't do 100-meter races or heavy weight lifting. So we are all the time training by playing. And our system is very mathematical. It's a matter of triangles to get superiority over the others. So this very intuitive model that years ago had to be intuitive now can be put in analytics of numbers and models. And we have to do that because the other teams are learning how to play with us and they're learning how to deactivate us. So we need to be reinventing our system continuously. The spine is different, we need to make it more different because other teams can get it. Then transfer it to the kids. So all players about the same play the same. All levels of age play by the same system. That's why when a young player gets into the first team, gets adopted very fast. And the contrary, the truth is that any new player in Barcelona that comes takes like 5-6 months to get adopted. And you can see excellent players that took like 5-6 months that were questioned and finally they got successful. Besides Neymar that got it in 2 weeks because he has genetically
as the system inside. So the only way we can track and quantify is by GPS technology, and we work quite ahead on that, and we help FIFA and league to accept it. Since we don't do specific gym training, we need to quantify what the players are doing. So nowadays we can get like 150 data after a single game for a single player. So this means that we have a lot of data. We can anticipate a lot of things. We can even anticipate where a player will get an injury on a leg, because even unconsciously they're not putting that much weight on that leg. But the problem is that when you have 150 data for every single player, you have to use technology, and you need to get into big data to digest all this. Otherwise, there is no coach that can make a conclusion from that. So we need to analyze our players as positions. Of course, Messi will not do the same as a defender, and this is very clear. So we need to know exactly metrics in numbers what the different positions are. And this is a beautiful example of what this kind of position makes. He has to deal with several players, turn here, turn there, break here, break there, final score. But it's easy for him. But then you'll see a defender. And the training can be the same. Look, Mathieu now. One sprint, one kick, that's it. So there is nothing comparable. So just running straight, and then kicking. So these two guys need very different training and very different prevention of injuries and everything. So it needs to be very individualized. And we can do that by GPS profiling. And we can design minus one day of the match intensity, minus 2 days. So everything is very mathematical, because we have all this kind of data. And we can detect excessive loads. We can make trainings on the prevention zone or low loads, depending on the specific day of the week, especially when we play two games in the same week. So, also, gym work is also quantified. We have the feedback during the workout, we have the exact numbers. So, depending which is the end, we're doing prevention, recovery, or instructional. And then we're using all tools with new technology. That's training in the sand, that's nothing new. But we can't quantify that. And what we're getting by doing that? In the first bar, you see the training load. The training load is similar in grass and in sand. But in the second bar, you see the stress load. The stress load is by half. So we can get the same training in an injured player, we can get the same training by reducing the load mathematically to the half. So that's very useful to speculate how much far you can get of a load in a player that is recovering from a lesion. The same applies to the reps. The reps are nothing new, but now we can make numbers from the reps, and they're really useful depending if you go uphill or downhill. With the GPS data we have, that's very good. So as we said, we have so much information from all resources, analytics, GPS technology, data from the performance, that we need to do our own platform of big data analysis, so we call it a core. So we need to assimilate and integrate all this information together. So as dissemination, we are partnering with other universities, like this online 12th university in America, Siglo XXI. Now we're getting into China, I'm going next week there. We have a law course with Columbia. We have also the local university, also a deal with the Privacy Institute, and we are just starting a master in football business with Croat. They're good partners, so they have a lot of experience, 20 year experience in football masters. And we are putting together the two of us know-how. And besides that, the brand Barca and the brand Croat are married forever. So this is a great partnership. We are sharing things to the community. Here on our website, we prepared the muscle injury guidelines. Now we're preparing a new one with the FIFA for 2018.
team, but we already made one before it is already on the website. We already have offers on our website, a free and nutrition guide, and also a tendinitis with a guide, how to handle tendinitis. So the last pillar is the exploitation. We are working, for example, on devices. This is a customized device for our own players. They have everything, so it's not only gaming, smart gaming. Gaming is also great, useful, but they know everything. Whenever they need to go to the press conference, all the time they have training, what do they need to eat a day, what do they need to drink a day. We can, because we have personalized. This is a program. This is a problem we've done with the Getra Institute, and players can burn first hydrates or lipids, it depends, it's very individual. So we can have the profile of every player, we can have the sweating profile of every player, we know the weather conditions, and we know the load of that day, particular day training. So we can anticipate before the game how much they need to drink, how much they need to eat for that particular session. We keep them very strictly on weight. So we don't want them to be overweight, but we don't want them to be weak. So it has to be very, very narrow. So these are the individualization of hydration and food. And this is transferred to the app that they have. Also, we use our power, our influence to contribute to the public health. And we are the only stadium in Spain which is smoke-free and one of the few in Europe. And we didn't need a law, a country law, to make that. We did that ourselves. We convinced our members, and now it's an internal law. And now Barca is banned smoking. And that impressed very much the authorities because no one is doing that. We have 30,000 smokers every single game. So we need to make 30,000 smokers not to do it. That's not easy. But we could make it. So the authorities were very impressed, and the European community, European Commission asked us if we need a mind to be their image campaign for their 27 countries campaign of anti-smoking. We were very pleased of being there. Et sentiràs millor, més sant, més fort, unstoppable. That was an online platform for an online coach to help people quitting smoking. So we were partnering with the European Commission. So these are the five areas of application of the University of the Sport Innovation Hub. We have the medical services. This is the most historical one that we've been doing research by ourselves. We then introduced performance. We are doing a lot of analytics and performance. Now technology is a big area, and also team sports and then social science like sport, law, communication, media, journalism, etc. So there are many sub areas within this one. So after this, you will understand why this alliance with Kinetics fits so much. We are very aligned. This is a meeting that we are really looking forward to have. We are very pleased and very grateful that we made this alliance with your organization, and everything fits, everything perfect, and it's a win-to-win situation. We try to be selective with our partners. We can't partner with anyone, so we select the best. So that's why we are here. So. Barça is more than a club, Football Medicine is more than a conference. FC Barcelona is committed with excellence of sports, science, innovation, and technology with this area, with this department, FC Barcelona University of Sport Innovation Hub. And Football Medicine represents the academic excellence they're globally headed, sales, science, center, and sport. So it fits perfectly. Thank you. So, io credo che sia quasi un sogno che si stia veramente realizzando. Stiamo parlando di Barcellona, ho sentito i loro progetti, i loro programmi, hanno scelto noi per fare queste cose, credo che sia un orgoglio non solo per noi qui, ma per la città. E noi veniamo da questa università, io e Gianni siamo laureati in questa università, la nostra storia è nata in questa città e con lui prima di venire qua siamo andati al rettorato, abbiamo
fatto due chiacchiere con l'attore dell'università e abbiamo stabilito un link non solo con l'Isokinetic ma con l'Università di Bologna, che vi ricordo essere la più vecchia università d'Europa. Lui capisce un po' l'italiano, però abbiamo la medica che può tradurre lo spagnolo, e per cui se voi volete fare una domanda in inglese, se avete domande in italiano, qualsiasi cosa volete chiedere abbiamo lui. Prego. La faccio intervento per... In termini molto prosaici, quanto investo in Barcellona in prevenzione, in fornire ricerche mediche, proprio per dare un'idea economica? Quanto investo? How much we invest in prevention wages? Sì. I can't tell you which is the budget of the medical department. I have a number. I don't have specifically what is in prevention, but our medical department yearly is 5 million euros. Allora, il dipartimento medico, Francisco, mi chiede l'aumento, sembra avere un budget di 5 milioni di euro all'anno in Barcellona. It's not small. Non è così piccolo, quindi domanda interessante. Yeah, and for many years we've been of course we cannot prevent everything. By doing the best, Messi can get injured next week or Neymar. I mean, it's football, and some people get mad when this happens. I said, look, this is football, and we're here to reduce it, not to eliminate it. But since we are so obliged to have the best players, now for example, we're missing Iniesta, so we want Iniesta to be back as soon as possible. We're missing him. So although we have 11 positions, every single position is so important that we want the best players to be back as possible. So it's not that we do prevention because we are great guys. It's because we need it. We need to invest as much. And the efforts, I cannot quantify in numbers what we do, but it's one of the most important things for us, preventing. Curing, that it's easy. Cure, you can send your players anywhere in the world to get cured. So you would not need to have doctors to cure players. Players could be cured outside. Of course we cure them, but that's not a core. The core of the medical department mainly is preventing. Io vorrei tradurre in italiano perché ho detto una cosa molto importante. Ho detto, gli atleti li possiamo mandare a curare dove vogliono. Ma credo che l'atleta è libero di andarsi a curare dove meglio crede. Fermo stato che loro sono organizzati per curare internamente. Ma il vero tema che loro vogliono presidiare è quello della prevenzione. Perché il futuro è chiaramente nella prevenzione. Questa stanza che vi siete è una stanza che noi abbiamo studiato per la prevenzione. E la prevenzione scatta nel settore giovanile, quindi adesso vi faccio io una domanda che riguarda come si comporta nel settore giovanile, ma in questo intervento ci sono attaccati. Because I think that prevention is much easier with the academy. Sure. Because of the age of the players. And the other plan? Yeah, and whenever you have big stars that come from somewhere else to your team, it's very difficult to implement many things. But when you have a young player that grows with you, you can implement anything you want. What do they eat? How do they train? What do they drink? So it's very easy for us to implement that in our youngsters. So when they arrive to the first team, everything is automatic and everything is memorized. When you get a player from another team with another culture with something different, we need to convince them slowly, especially when they're big stars. But they get convinced. For example, it was crucial that Messi wanted to use GPS. I think for sure. It was crucial. But he realized that it was good for him. So when players realize that what you're doing is good for them, they take it. They always take it. So they will take eating well, they will take having less weight, they will take GPS, they will take anything that's in their benefit. But you cannot push it, you need to prove it. Quindi provo a tradurre velocemente la sua risposta perché è molto interessante. Lui ha detto certamente quando ha a che fare con dei giocatori giovani che sono cresciuti nella nostra scuola, impostare una nuova tecnologia o una nuova innovazione è più facile perché sono recettivi, l'ha conosciuto sin da ragazzi. Quando li prendiamo da fuori sono già formati, è molto più difficile farlo. Comunque per loro è indispensabile convincere quelli più bravi, se una cosa non la fa Messi non la fa poi neanche il ragazzino, quindi quelli bravi devono essere convinti. E ha detto che sono convinti in base alle prove che loro gli danno. Quindi questa dimostrazione di potenza scientifica che vi ha dato, in realtà è anche strumentale avere dei dati da mostrare al giocatore perché il giocatore capisca che questa è la strada giusta per il futuro.
è un fenomeno culturale. Io credo che sia molto bello pensare che noi domani possiamo fare qualcosa che abbia subito significato, ma è proprio un percorso, sempre se sarà un passo. And we use technology to make the rotation scientific. So rotation cannot be something you smell, at least play an easy rest. Whenever you get into the second half of the session, of the season, you would prefer to have the less minutes play as possible for every single player. And the best way to do that scientifically is to have data. And then you show it to the player, look, you should take a rest if possible, because you're accumulating too much load. Quindi lui ha detto il tema della rotazione dei giocatori, cioè fare giocare, soprattutto sapete che fa le coppe, eccetera, eccetera, c'è molto il tempo, noi a Bologna non ce l'abbiamo perché c'è molto il problema, l'hanno evitato. Il tema delle rotazioni c'è. Allora dice, all'inizio le rotazioni possono essere fatte anche all'inizio della stagione in maniera così istintiva, capisci, sono i giocatori che sono un po' in difficoltà, eccetera. Ma nella seconda parte della stagione molto spesso dovresti voglia di votarli tutti, perché sono tutti molto stanchi. Dice, quindi la cosa più importante è avere dei dati. Se tu prendi dei dati, dopo più facile, su base scientifica, decidere anche aspetti legati alle rotazioni del giocatore. Please. Una domanda che volevo fare a tutti e due, però fuori dalla vostra veste di ricercatori, di medici, più dalla veste di imprenditore, del dottore della villa e di dirigente di un club di calcio, di dottor Molesto. Perché condividere queste informazioni, questi miglioramenti? Non sarebbe più semplice per voi che volete restare i primi o fra i primi del mondo e tenere per voi quello che avete capito e non far copiare gli altri? No, that's very interesting. And first, everyone outside is analyzing what we're doing. So, I mean, it's a matter of time, they will copy. So you can prevent things for yourself for a certain number of time. And if you want to keep doing things, hiding things, it's also difficult for you to advance, because you cannot share with other people, you cannot share with other partners, so you cannot get their contribution. So whenever you want to move advancing, you need others, and by needing others, you need to share. So, first. Second thing is that I will tell you very clearly, we don't care to share for free and for any returning thing, information even with geometry, for example, even geometry. We are really have been working a lot in preventing sudden death. Quindi lui ha detto che ha dato una prima spiegazione alla risposta, ma la seconda, che sta dando adesso, è molto interessante, dice noi, perché la prima è stata, se tu vuoi crescere devi condividere, per cui non puoi tenere le cose segrete, poi tanto l'altra persona te la guarda da fuori, tanto vale che condividi, così c'è scambio e puoi crescere. La seconda che ha detto è interessante, lui ha detto, ad esempio noi certamente non vogliamo condividere niente con Real Madrid, perché poi Real Madrid ce lo troviamo sul campo. Però ci sono certi settori in cui condividiamo, per esempio nel settore della morte cardiaca improvvisa, cioè quelli che vanno in campo e muoiono, stanno facendo per loro. So we'll do our best, we cannot put it to zero, but we'll do our best to decrease our risk of sudden death in Barcelona as much as possible. We don't want anyone dying in Barcelona, but we don't want anyone dying at the Espanyol, we don't want anyone dying in Madrid. Even they're not our club, we don't want any Spanish player dying anywhere or Italian player. So there are areas that you don't care sharing and helping others. So some areas, of course, of gain will keep them, some. But many others is not a problem. And if you have a scientific mind, you don't keep much things for yourself. Because it's the only way of making progress. Yeah. Quindi questa è la sua risposta, una risposta personale, dato che l'hai posta anche a me, io devo fare una risposta personale, perché è molto intima la cosa che tu dici. E io ho delle persone nella mia organizzazione che ogni tanto mi contestano certe mie aperture, dico, ma scusa un attimo, perché abbiamo insegnato a tutta Italia come si fa la realizzazione sportiva? Perché lo stiamo insegnando nel mondo? E io lo so perché, e quindi ho piacere che tu mi abbia fatto questa domanda, perché è il motivo per cui io lavoro, cioè è sopra. Io non lavoro certo per fare una cosa per me, io lavoro perché spero che il mio passaggio terreno mi porti a crescere qualche cosa nel mondo. E
quindi vorrei che la mia organizzazione facesse uguale, vorrei che la nostra organizzazione facesse uguale. Quindi il mio obiettivo è prima, non mi pongo neanche la domanda, anzi è strumentare il fare questa cosa per poter fare l'altra. Cioè, il mio vero obiettivo è quella, noi abbiamo portato una grande innovazione in questo settore da 30 anni, siamo arrivati al punto in cui Barcellona ci ha coinvolto, cercato, e avete visto anche l'entusiasmo con cui parla di noi per fare questa cosa, ma perché abbiamo ragionato così sin dall'inizio, se no non ci saremmo mai arrivati. Quindi io credo che se tu corri e guardi avanti, segui i tuoi sogni, alla fine tutto il resto viene dietro. No, no, è lungi da me l'idea di tenere i segreti, è proprio una mentalità opposta al mio modo di essere. No, I'm Dr. Dimitris Tsoukas. I'm a sports orthopedic surgeon from Greece, and I'd like to congratulate you for this excellent operation. That really makes me very, very happy. And for coincidence with my colleague that we've been here today from Athens, from Greece. And I'm happy, first of all, because I'm a very close friend of isokinetic organization, and because in Greece we love Barcelona. Especially me, I'm a very close friend, and I used to work for many years in professional Greek basketball clubs with Barcelona basketball coach, who is Greek. Correct? Please let me ask you something, because this is very interesting. If you may say it in public, in which ways this collaboration is going to be based on, I mean, with isokinetic? In prevention, in rehabilitation, what are the fears of the scientific collaboration that we are going to have with isokinetic group, if you might say that in public? You mean in this specific meeting? Exactly. I prefer you to answer that. L'idea ha chiesto qual è la cosa su cui lavorate veramente insieme, lavorate con il settore, la protezione muscolare, la prevenzione o cos'altro. E il nostro lavorare insieme è un lavoro insieme perché sposiamo entrambi l'idea di fare un hub, quindi una sede transitoria di cultura. Cioè noi non è che siamo legati dal fatto che facciamo questa cosa o quell'altra insieme, ma condividiamo il fatto che dobbiamo mettere a disposizione del mondo un ambiente in cui il mondo si può incontrare, non sia come un aeroporto, ma in che senso è che non si deve avere la Lightning Network, quindi una spinta di guerra a Barcellona si chiede la Lightning Network, just where all the craft to atterrare e decollare, la nostra idea è quella che gli aerei devono decollare e atterrare aerei di cultura, per cui se un americano ci porta un'esperienza, se un greco ci porta un'esperienza, se un altro ci porta un'esperienza, noi siamo quelli che hanno messo a disposizione la struttura. Poi su ogni singolo tema abbiamo dei momenti di incontro, quindi certamente il dottor Nani ha collaborato con Dani Medina e con gli altri suoi colleghi per fare le linee guida nelle patologie muscolari, quindi ci sono delle cose che lui ha fatto specificatamente, io collaboro per quanto riguarda l'analisi di movimento perché è una cosa che noi facciamo, loro ci dicono un sacco di cose sulla nutrition perché sono molto più avanti di noi nella nutrition, loro sanno tutto del GPS, noi siamo ancora agli inizi. Dopo ci sono tante collaborazioni difficili, ma la cosa che conta di più è creare questo ambiente in cui permettiamo al mondo di comunicare. And there is one thing that I always keep repeating, especially the technology symposium, there is something that technology at least has not done yet, which is improving the face-to-face opportunities. When you go to a meeting, myself, when I go to my academic research meetings in the United States for ophthalmology, most of my opportunities and most of my new projects, I found them in the corridors, in the coffee breaks, for sure. Because everyone is very open to make contacts. So you get together in a high state of predisposition. So besides meetings and the presentations, which are the excuse or the scientific content, you get opportunities that you could never anticipate before, because you cannot anticipate who you're going to meet. And then you meet someone in the corridor and say, oh, you did this, oh, why don't we do something? So the face-to-face meetings are still very important. There is no Skyping thing that can solve that. No question. Ha parlato un attimo dell'educazione sul web, che adesso va molto di moda, però i congressi sul web perdono delle cose più importanti, che è la possibilità di fare le chiacchiere nei corridoi, nei coffee break, in quei momenti lì. Quindi c'è la medicina ufficiale, scientifica, che viene presentata, e poi c'è il fatto che tu incontri un'altra persona. Noi facendo questo genere di congressi creiamo una situazione in cui le persone si possono incontrare e poi da questi incontri nascono cose. Io posso dire che probabilmente la stima reciproca con il gruppo del Barcellona hai tante storie. Barcellona dance. Cosa face to face? It's face to face. It's face to face because at the beginning your doctors, who was the doctor at the beginning? That started with our conference. Yeah,
Lui still. Lui still era amico del Barcellona, è venuto al nostro congresso, he became a friend, and said, and we started like that. So it was face to face, exactly the story in Barcellona does. Questa è una cosa interessante, noi non ci siamo conosciuti come istituzioni, ci siamo conosciuti a livello personale al congresso, tantissimi anni fa. Dopo sono venuti ai nostri congressi, dopo la stima reciproca che è cresciuta, fino a fare questa cosa insieme. Ha detto una cosa che mi ha aiutato molto perché ho capito il mondo. Stefano Della Villa, si parte quest'anno al Camp Nou, una bellissima novità. Sì, il Camp Nou per noi è una nuova esperienza, noi abbiamo già fatto congressi al Chelsea Stadium e a Wembley e dopo questa esperienza, parentesi inglese, che è stata di grande successo, abbiamo deciso di affrontare la Spagna e abbiamo trovato un partner eccezionale che è il Barcellona, col quale stiamo facendo cose incredibili. Quali? Beh, la collaborazione con Barcellona non è solo organizzare un congresso, innanzitutto interfacciarsi con persone che hanno una visione incredibile del futuro, si definiscono più di un club e sono effettivamente molto di più di un club, hanno a cuore dei progetti sociali, hanno a cuore l'idea di portare scienza e cultura nel mondo dello sport e quindi sono sovrapposti a quello che vogliamo fare noi. Avete sentito le sue parole, lui rappresenta la società, Jordi Monet, e ha specificato che l'obiettivo comune è quello di fare in modo che nel mondo si migliori la qualità di prevenzione e di cura dei giocatori, esattamente quello che noi vogliamo fare, quello per cui l'Esokinetica è nato e sta continuando a crescere negli anni.